Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Cree4Game. Eccoci qua con il quarto episodio della serie Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero stavamo cercando di portare al termine questo dungeon, che è abbastanza lungo, e quindi ho dovuto purtroppo spezzare un attimo il video, perché sennò la tiravamo troppo per le lunghe. Comunque ho notato che dovevamo proseguire tirando questa leva. Ok. E niente ragazzi, spero che lo scorso episodio vi sia piaciuto, anche perché siamo riusciti a salire finalmente di 2 livelli e insomma siamo diventati più maghi ormai che ladri, però avremo comunque tempo... Che cos'è questa roba? Funghi luminosi. Avremo comunque tempo di specializzare il nostro peppo teschio di troll. Avremo comunque, dicevo, modo di specializzare il nostro peppo successivamente nell'arte della furtività. Diciamo che al momento ce ne facciamo di poco. C'è anche la furtività, ci servirà maggiormente quando saremo magari nelle città, che deprederemo quanta più roba possibile. Intanto io cerco di raccogliere tutti questi cazzo di funghi che secondo me sono faighi. Perché a me la palla di fuoco, mazza di ferro, elmo di ferro non ci interessano. Allora abbiamo, mi sa, 2 strade. O qua, che secondo me crepiamo malamente. Esatto. O se no prendiamo la via sicura. Ok, dai ragazzi, è faigo questo gioco, è assolutamente una figata atroce. Poi ditemi voi cosa ne pensate, voglio sapere anche la vostra. Attenzione, intanto Peppo ovviamente si è già fatto sentire. Anzi no, in realtà non ci ha ancora visti. Esatto, così aumentiamo un po' la furtività. Allora un attimo solo, potremmo rimettergli le scintille e tendergli un agguato. Questo modo. Dagliele. Le scintille sono più forti. Sono più forti le scintille. C'è niente da dire. E consumano uguale, tra l'altro, perché hanno lo stesso costo in utilizzo di mana e lo stesso livello di danno, se non ricordo male. E costo... Ah, no, costano un pochino di più. Vabbè, dai, fa lo stesso. Ci può stare. Tanto abbiamo potenziato il nostro mana. Ma io andrei un attimo furtivo, così anche da aumentare la skill. Allora possiamo o scendere oppure proseguire di qua. Io proseguirei un attimo di qua, tanto per non lasciarci indietro niente. Ok, prendiamo sti cazzi di... E prendi sti funghi. No, salta, bravo. E ok, vediamo dove ci porta, Chissà, magari era la strada giusta questa e l'altra era la strada alternativa. Non lo so. Attenzione. Non ci ha ancora visti. Cazzo, questo è quello forte. Questo è quello forte dell'altra volta. Quindi io stavolta cambierei strategia. Io andrei a mettere qui la cura, in modo da non morirci male. E poi lo affrontiamo corpo a corpo. E diamogliele. Così. Dai, esagera Peppo, esagera. Attenzione, curati. Veloce. E ora dagliele. Questi sono fortissimi ragazzi, abbiamo dato su anche alla skill dell'armatura la scorsa volta. Dai, e così. Mamma mia. Grandissimo. Sprezzante del pericolo, Peppo. Sprezzante proprio. Ha messo via la sua magia per andare di brutto grugno contro questo Draugr inquieto. O come cacchio si pronuncia. Comunque continua a curarti perché stai messo abbastanza da panico. Ok, ora puoi rimettere le tue bellissime scintille e fare i tuoi trucchetti da prestigiatore di secondo livello. Terzo, quarto, quinto. Comunque sì, questa era la strada corretta. Quindi io magari... Attenzione, baule semplice intanto. No, eccolo lì. Inizia a far fuori grimaldelli su grimaldelli. No, un po' più su. Bravissimo. Allora, abbiamo trovato un granato, oro e pozione dell'illusione. E anche sti cazzi. Allora, magari proviamo a tornare indietro a vedere cosa ci siamo lasciati indietro.
Sentite che fatica che fa. Sono tutte le sigarette che si fuma, beh. So io. E l'alcol che ingerisce. Fatto 100 metri, c'è già il fiatone. Alla faccia del ladro furtivo. Comunque qua ci sono degli skiver morti, che però stavolta non hanno niente di interessante. Vedete cosa ci stavo lasciando indietro? Basilare, basilare. Là, questa abbiamo aumentato anche la skill. Veleno, freccia e bene. Scheletro, soldi. Abbiamo fatto bene a tornare indietro, dai ragazzi, che dite? Siamo presi un po' di roba. Ok, ok, torniamo pure verso la missione principale con una certa velocità. E anche con una certa fatica da parte di Peppo, come sentite. Non ce la fa più, non ce la fa più. Morto. Pensate quando dovremo combattere contro dei draghi e abbiamo Peppo che dopo 100 metri ci va in affanno. Non la vedo bene la cosa, non la vedo proprio bene. Comunque ormai siamo a livello 5. Bene, bene. Allora, tira fuori ste cazzo di armi, va là. Non si sa mai. Vediamo, Allora. Cosa ci attende da queste parti? Andiamo qua, atti. Aia. Aia. Pronti, eh? No, io terrei fuori. E poi vedete che là, tra l'altro, cazzo di casino. Dai, mamma mia, la velocità. Sti cazzi, mo' un casino, beh. Menalo. Menalo. Attenzione, attenzione, fallo scendere, fallo scendere. No. Invece sì, invece sì, ce l'abbiamo fatta. Non se l'aspettava questo. E ammazzalo lì, così. Grande, 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 grande. Allora, prendi anche queste. Questo l'abbiamo depredato, secondo me no. Eccoci qua. Poi, vediamo cosa c'è qui di interessante. Resistenza al gelo. Qui non c'è un cazzo, c'era solo una pozione di resistenza al gelo. Qui non so, dentro le bare c'è qualcuno? No. Questo l'abbiamo depredato, mi sa sì. Questo però... anche. Ok, posto. Proseguiamo. Tendo sempre le orecchie allerta. Allora, allora. Cosa si fa molto intrigante qui, Stiamo attenti perché se ci tirano delle sfrecciate sopra quelle bombe lì potrebbe essere un problema. Porta di ferro. Speriamo di non venire invasi malamente. Ah, qua forse dobbiamo andare a mettere l'artiglio. Che però non funziona. Allora, ho visto qua, purtroppo mi sono fatto un piccolo spoiler. Ovvero, se io vado a guardare l'artiglio, come faccio a vederlo? Magari in questo modo. Orso, libellula e gufo. Quindi dobbiamo metterlo nella posizione corretta. Abbiamo detto orso, libellula. No, 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 non incazzare in questo modo. E qua ci vuole il gufo. Si incazza ogni tanto il nostro Peppo quando le cose non vanno come vorrebbe. Ora mettigli sto cazzo d'artiglio. Bravissimo, bravissimo. Un genio quasi. Sembro intelligente. Ok. E dai, vediamo dove ci sta portando, Io andrei quattro sempre. Non si sa mai. Vedete che anche i pipistrelli è un brutto presagio. Qui chi c'è? Nessuno. Stiamo attenti. Sto cercando di ascoltare un po' tutti i suoni
per evitare brutte sorprese. E per evitare di far morire malamente il nostro Peppo. Cos'è sto suono? C'è niente qua. Wow. Figata. Ah, qua forse dove impariamo le urla. Parola del potere appresa. Forza, forza inesorabile. Completa e scopri il segreto del tumulo delle cascate tristi. Trova il proprietario dell'artiglio dell'artiglio dorato. Che mi sa che è il proprietario. Ah, sti cazzi, dagliele. Boia. È fortissimo. È un problema. Ah, mi son cagato addosso, ragazzi. Non so voi, ma sto urlo mi ha fatto cagare malamente addosso. Merda. Noi possiamo usarlo quel potere lì. Dagliele, dagliele. Stai calmo, stai calmo. No, 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 no. Però stiamo calmi anche noi, eh. Allora, non armi, ma pozioni. Cura. 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 Ci abbiamo qualcosa da potergli magari lanciare, tipo un veleno. Veleno congelante. Che gela il sangue e che infligge 5. Proviamo a usarlo. Devi equipaggiare un'arma per avvelenarla. Ma ce l'abbiamo l'arma equipaggiata, no? No, che cazzo. Devi prima equipaggiare un'arma per avvelenarla. Boh, ce l'abbiamo equipaggiata in teoria l'arma, no? Vabbè. Siamo morti. Peccato perché ci stavamo riuscendo, ci stavamo. Ragazzi, ma è fortissimo il tipo. È assolutamente devastante. A parte che Peppo è scarsissimo perché non fa danno. Fatemi vedere se abbiamo un equipaggiamento migliore magari, ma non credo. Non credo proprio. Antiche frecce, antico arco. C'abbiamo l'arco e c'abbiamo al massimo l'ascia. A parte perché... Dove è finita l'ascia? Ah, ok, stavo guardando nella sezione sbagliata. Ok. Ma scusate, non posso avvelenare. Ma ci ha fatto ripartire da qua addirittura. Ma stai scherzando? Falli fuori. La lentezza di Peppo è proprio lento, ragazzi. Dai, vieni, vieni. Vieni, vieni. Dai, sono qua, sono qua. Attenzione che questo ci vuole freccizzare male. Vieni, vieni. Sì, sì. Non perdona, non perdona il Peppo. Cazzo. Ci dobbiamo organizzare meglio per... Attenzione però, questo c'è una pozione. Ci dobbiamo organizzare meglio per il soggettone là, perché ci ha arato malamente. La domanda è: con cosa uso le urla? Perché sinceramente non lo so. Sto provando un po' di tasti, ragazzi. Portate pazienza. Non lo so, non lo so. Proseguiamo, proseguiamo. Lo faremo fuori senza le urla. Forse. Ah, tra l'altro è ancora chiusa questa porta. E che palle. Abbiamo detto... Vabbè, non è già... No. Qua ci vuole l'orso. Poi, se non ricordo male, la libellula. E il gufo. Ok, metti sto cazzo d'artiglio. La lentezza, la lentezza. Facciamo veramente poco danno. La cosa più eclatante ancora è che ne reggiamo ancora meno di danno.
Non ne reggiamo proprio. Allora, voglio cercare di capire se abbiamo un modo migliore di affrontarlo. Poteri. Collera dell'antenato. Recupero. Distruzione. Magari potremmo provare a mettere la cura. No, ho sbagliato. La madonna, una doppia cura. Poi. Armi. Rimetti sta cazzo di antica ascia. L'arco sarebbe figo, ma siamo troppo vicini. Poi, posso avvelenare sto cazzo di... Ma ce l'abbiamo equipaggiata l'arma, ma sei scemo? Arma equipaggiata, pozioni. Veleno. Non lo so. Perché dice che non ce l'abbiamo equipaggiata? Fammi vedere. Magari devo cambiargli semplicemente la mano. Oggetti, pozioni, veleno. Esatto. Allora, teniamoli qua. Questa. E magari mettiamo la distruzione. Cioè, no, scusate, avevo il recupero nella mano sinistra. Scomodissimo questa cosa. Perché adesso combattiamo al contrario. In questo modo. Vabbè. Però possiamo avvelenarla. E gli possiamo mettere. Il sale viene paralizzato per 3 secondi. Anche questo non è male. Partiamo intanto con quello. Con quello congelante. Allora, torna da prendere sta cazzo di urlo. Vieni, vieni. Vagli subito addosso. È incazzatissimo. Curati. Ok, nei limiti del possibile. Torniamo a mettere un'altra pozione di veleno. In questo modo. Stai calmo, eh. Questo qua c'ha già il fus rodà, tra l'altro. Perché non si muove più? Ci siamo autocongelati? Ah, ha resistito. Cazzo. Non so se possa resistere anche alla paralisi, magari. E magari... darei subito un po' di cura istantanea, dato che gli siamo addosso. Aia, in testa. L'uccisione violenta proprio. Grande così, ce l'abbiamo fatta. Allora, piastra del drago che ci serviva. Oh, fighissimo. Prendiamolo anche solo perché vale tanto. Oppure siamo banalmente appesantiti? Vediamo, eh. No, peso trasportabile è abbastanza alto. Perché andiamo così piano allora? Mi sa che ci siamo congelati. Vediamo se è abbastanza realistico. Se magari mi riesco a scongelare con le fiamme. No, eh. E non so perché vada così piano. Sto provando anche a premere il tasto per la corsa veloce, ma... non ne vuole sapere. Allora mi ha trovato altre gemme dell'anima. O magari un bug. Non lo so. Lume di candela. Crea una luce. Oh, bello questo. Corazza luminosa. No, questo qua. Che corazza luminosa. Laminata. No, mi sa che siamo congelati in realtà. Vedete la mano che è abbastanza pallida. Non lo so. Allora, abbiamo trovato innanzitutto una... abbiamo aumentato il livello. Io lo darei su sempre alla salute, perché stiamo messi da panico. E potremmo aumentare... furtività possiamo aumentarlo? Però cosa ce ne facciamo di muoverci silenziosamente così tanto? Non lo so, non lo so. Allora,
fatto che scassinare le serrature non lo possiamo più aumentare finché non aumentiamo al 25 la scassinamento. Borseggio anche non è che ce ne facciamo più di tanto. A questo punto potremmo aumentare le magie di distruzione. Là. Che ci consumano meno magica. E andare a mettere qua le scintille. Ok. Quando Peppa decide di scongelarsi, non so come abbiamo fatto a congelarci così malamente. E sinceramente non so neanche se sia questione di congelamento o che so io. Perché vedete che va proprio a rilento. Ah, no. Non so, forse ho premuto io un tasto che non dovevo premere. Ah, sì. Scusate, probabilmente ho preso contro a un tasto che lo rallenta di brutto. Che lo fa camminare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene così, bene così. Sì, adesso siamo decisamente più svelti. Diciamo che siamo più svelti fisicamente, perché intellettualmente il nostro Peppo fa quel che può. Che roba è? Ok, è una tomba di qualcuno. Tanto abbiamo trovato anche l'uscita. E usciamo. Bene così, bene così. Allora, adesso io direi che ci potremmo dirigere assolutamente verso Whiterun. Andiamo a consegnare la nostra missione. Diamoci sempre un'occhiata nei paraggi prima. Per evitare di lasciare indietro roba. Ecco, tipo pozione del berserker. Anche se, insomma, un ladro berserker non credo si sia mai visto. E non so da che parte dobbiamo andare. Aia. Occhio alle caviglie. Che qua si spezzano. Ci abbiamo nei paraggi una caverna, tra l'altro. Teschi di mammut. Qua c'è una caverna. Qui su? No, un po' più in là, mi sa. Attenzione, l'agilità di Peppo. Inesistente quasi. Allora qua c'è questo ponticello che però dà sul laghetto. Non la vedo una scelta molto buona. Passo. Ok. Ah, mi sa che è qua l'ingresso. Non credo sia una buona idea. La lasciamo per una missione secondaria. Poi allora mappa. No, siamo abbastanza lontani da farcela tutta a piedi, che dite. Anche perché comunque siamo passati da qua a qua, non male. E Dragon Search. Viaggia velocemente, e certo. Bene, bene. Magari questo video, ragazzi, lo faccio un po' più corto, giusto per compensare la lunghezza di quello prima, per evitare di tirarla troppo per le lunghe. Intanto, rinquadra le armi. Brutto maleducato. Tempo anch'io ero un avventuriero. Che non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Buscato? Peccato che dica beccato. Buscato una freccia nel ginocchio. Magari siamo stati noi e lui non lo sa. Allora, dove dobbiamo andare? Dall'apprendista mago qua, no? Vedi, la terminologia è chiaramente della prima era, se non addirittura precedente. Sono convinto che sia la copia di un testo molto più antico. Forse risale a un'epoca posteriore alla guerra dei draghi. In tal caso potrei fare un controllo incrociato con i nomi di altri testi successivi. Bene, bene. I miei padroni sono ansiosi di ricevere delle risposte concrete. Non temere. Lo Jarl in persona si è finalmente interessato e ora posso dedicare alla ricerca la maggior parte del mio tempo. Il tempo scorre, Farengar. Non dimenticarlo. Non si tratta di un quesito teorico. I draghi sono tornati. Sì, sì, non preoccuparti. Benché la possibilità di vedere da vicino un drago vivente sarebbe veramente imperdibile. Ora, lascia che ti mostri una cosa che ho trovato, molto intrigante. Dovrebbe interessare anche i tuoi padroni. Ah sì, il tesoro dello Jarl. Di ritorno dal tumulo delle cascate tristi?
Sei ancora in vita, a quanto pare. Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. Sembra che tu sia più abile dei soliti bruti che mi spedisce lo Jarl. Ma che vuole questo qua? Ma che vuole? Che ne è della mia ricompensa? Ho la pietra del drago e adesso? Dovrei parlarne con lo Jarl, o forse con Avenicci, il suo sovrintendente. Sono sicuro che ti daranno quanto meriti. La mia aiutante sarà lieta di accompagnarti. Lei ha scoperto dove si trova, in un modo che finora non ha voluto condividere con me. Quindi le informazioni erano corrette, in fondo, e dobbiamo ringraziare il nostro amico che le ha recuperate per noi. Ti sei avventurato nel tumulo delle cascate tristi per recuperare quella roba? Bel lavoro. Inviamene una copia, Farengar, quando l'avrai decifrata. Farengar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Dovresti venire anche tu. Un drago? È stupendo. Dove è stato visto? Cosa stava facendo? Se fossi in te, cercherei di prendere la cosa più seriamente. Se un drago decidesse di assalire Whiterun, non so se riusciremmo a fermarlo. Andiamo. Ok, li seguiamo, li seguiamo. Allora, Irelet mi dice che vieni dalla torre di osservazione. Anzi, fammi... dato che non c'è nessuno... Peppo... è giunto il momento di far man bassa. Allora, guardiamo intanto nel tavolo se ha rimpinguato un po' di roba. No, questo l'avevamo già fottuto. Tac. È certo... Tac, e se le voleva tenere lui. Non vedi, oh, sto stolto qua. Intanto, poi cosa abbiamo qua? Proprietà dello Jarl di Gnagnau. No, che cazzo stai facendo? Oh, devi leggerlo. Non succede niente. Ok, poi abbiamo qua laboratorio di alchimia. Attenzione, Peppo l'alchimista. Puoi creare pozioni e veleni combinando due o più ingredienti con un effetto in comune. Sperimenta con i vari ingredienti per apprendere gli effetti. Ok, ingredienti. Se tipo, boh, non so, un fungo e... ah, l'effetto è che ci crea pozione di effetto sconosciuto. Possiamo mettere altra roba, tipo farina d'ossa. E premere R per fare crea. Resistenza al fuoco. Ok. Beh, poi spippoleremo a modo com'è che funziona l'alchimia. Poi qui di fianco invece cosa abbiamo? Incantatore arcano. Che roba è? Per incantare un oggetto devi conoscere l'incantamento e avere nell'inventario una gemma dell'anima piena. Gli incantamenti si apprendono disincantando o distruggendo un oggetto incantato. Ah, disincanta. Antico spadone nord freddo. Il bersaglio subisce 5 punti di danno da gelo. Ah, potremmo disincantarlo effettivamente. Sì. Hai appreso l'incantamento danno da gelo. Esatto, che è una cosa che ci interessa tantissimo. Incantamento. Danno da gelo. E oggetto. Gemma dell'anima. Allora, l'oggetto dove lo potremmo incantare? Ho capito. Sì. Qua devi farlo. Ok. Potremmo incantare la nostra ascia nord. E una gemma dell'anima. Ecco cosa servono queste gemme dell'anima. Sì, sono dei canalizzatori. Possiamo anche rinominare l'oggetto. Antica ascia. E lo chiamiamo di Peppo. No, vedete che c'è il blocco maiuscolo qua di Peppo. Molto personale come cosa. Ok. Anticascia di Peppo. Bellissima, bellissima l'anticascia di Peppo. Incantare l'oggetto, è certo. E dagliele così con l'anticascia di Peppo. Che la guardiamo subito com'è adesso. Mamma mia, guardate la violenza. Bene così. Ok, vediamo se possiamo fottere altra roba. Specialmente spero che il soggetto abbia magari dei libri di magia che ci possano essere. Ah, abbiamo aggiunto un luogo. Vedete, non è male comunque spippolare anche un po' in questo modo.
Leggende perdute, magari anche qua abbiamo qualcosa. Esatto, grande. Allora, andiamo giusto un po' una letta a tutti. Sempre premendo il tasto giusto, però. La capanna nel bosco, leggi. No, mi sa che gli unici sono quelli che hanno un valore un po' più elevato. Allora, intanto gli fottiamo le monete. In Nord di Skyrim. Non credo aggiunga molto questo. Rotolo di carta, non ci interessa. Ok, ok. Possiamo proseguire. Va bene, ragazzi. Allora, per questo episodio diciamo che è tutto. Nel prossimo andremo a cercare di capire che cos'è che sta succedendo, perché sembra che siano arrivati dei draghi. Quindi, ragazzi, sarà un cazzo di casino e magari dedichiamo un'intera sessione appunto alla prossima missione, che è proprio dedicata, mi sa, al drago. Va bene, allora ragazzi, lasciate un like, condividete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi di questa serie, ma anche delle altre che stiamo portando, vedi per esempio Assassin's Creed, Outlast, che comunque ormai siamo verso la fine. E chi lo sa che magari in settimana non esca qualcosa di nuovo. Quindi non perdetevi niente, ragazzi, un saluto a tutti da Clifford Game. Ciao!